quando nel 1985-84 sono partito in un piccolo convegno qui a Cesena che aveva organizzato la banca locale, che invitava questi giovani che stavano facendo delle cose per conto proprio. Così io, un piccolo imprenditore, perché ero in un piccolo garage che facevo gli attrezzi a ginnastica per gli amici, cioè mi chiesero di essere presente a questo piccolo convegno locale che facevano per gli studenti. Il titolo era: imprenditore si nasce o si diventa? Solita domanda, no? E io dissi che si poteva anche diventare, però devo dire la verità che si nasce, cioè nel senso che comunque c'è una vocazione dentro, ed è una vocazione che è una missione sociale, una missione di avere degli ideali. C'è un problema in Italia grosso, che uno pensa che un imprenditore sia uno che ha la partita IVA, o piuttosto che magari alcuni manager che gestiscono soldi di terzi, però si definiscono imprenditori, sono all'interno di un private equity che comunque fanno imprenditori. Non è vero, imprenditori sono quelli che rischiano in proprio, che ci mettono i soldi e la faccia in proprio. E sono quelli che costruiscono, che creano delle cose che non esistevano, che creano valore attraverso la valorizzazione, l'ottimizzazione, la messa a sistema di energie, risorse, opportunità, e che hanno un ideale molto forte: lasciare un segno, poter, voler lasciare un segno nel mondo. Questo è l'imprenditore. Su questi principi e su questi valori si è fondata la mia e si fonda la mia storia. Io mi sento investito di una, e mi ritengo fortunatissimo per questo motivo, di una responsabilità, diciamo, economica, principalmente culturale, per aiutare l'umanità, per aiutare il territorio, per aiutare le persone, ovviamente creando valore per gli azionisti. E un domani magari io ho una piccola quota dell'azienda e vorrei che l'azienda fosse di tutti, per andare nella direzione di fare in modo che l'azienda possa vivere senza di me. Questo da dire è facilissimo, da fare è difficilissimo, perché c'è un metodo, un sistema che io con i miei collaboratori ho condiviso, che è quello di creare un modello culturale, una storia che nasce dalla passione per la meccanica, per il design, perché io sono un designer per il tempo libero, come ginnastica, movimento eccetera, perché frequentavo una palestra come sportivo. Ho messo insieme all'età di 22 anni queste due caratteristiche: il techno, tecnologia, e il gym, ginnastica. Abbiamo messo insieme techno gym. Il challenge, diciamo la sfida, è il sogno di realizzare un progetto, costruire un progetto, realizzare un progetto e condividerlo. E quindi il desiderio, come si dice, l'aspirazione di diventare imprenditore e di essere imprenditore non solo nella, come dire, determinazione, volontà e nella passione, nei valori, ma nei risultati. Cioè proprio in casa mia sono operai, i miei genitori, che mio papà non c'è più, i miei parenti nessuno era imprenditore, quindi non c'è, diciamo, una tradizione, e questa è una fortuna, voglio dire, non c'era un'esperienza. Quindi l'incoscienza, che bisogna essere un po' sprovveduti e soprattutto incoscienti, perché se sei cosciente e conosci tutto non sarai mai un imprenditore, perché hai 10.000 motivi per non farlo. C'è anche dei consulenti e anche, che ne so, degli esperti attorno a te, se poi hai un commercialista bravo, un avvocato bravissimo, no, ovviamente rimani nel garage per tutta la vita, perché ti spiegano tutti che questo non si può fare, quest'altro non si può fare, quest'altro non si può fare, perché è giusto, però poi le cose non vanno avanti, e quindi bisogna anche veramente osare, rischiare. Questo è l'imprenditore, momento in cui uno rischia la propria faccia, rischia il proprio futuro e rischia i propri soldi. Quindi col senno di poi sei soddisfatto? Te l'aspettavi un po' no, diverso? No, io non sono mai soddisfatto. Beh, quello insomma era la risposta alla domanda. Era, sì. Ti somigli abbastanza dove sei oggi rispetto a dove ti aspettavi? Sì. No, ma non ci penso. No. Non ho questo tipo di benchmark mio personale, non ho idea.